Ora vediamo che cosa accade quando applichiamo una forza totale costante per un certo tempo ad un oggetto. Per esempio una forza totale che vale sempre 2 N. Facciamo subito un esempio concreto. Prendiamo lo stesso carrello che abbiamo detto prima e lo sottoponiamo a 4 forze. La forza peso è la stessa di prima e la forza vincolare anche, 15 N, e si annullano. L'attrito radente è, anzi in questo caso è l'attrito volvente, se è un carrello con le ruote, è lo stesso di prima, per esempio 10 N. Però a differenza di prima, la forza che esercitiamo noi non è più 10 N, ma è 12 N, quindi la forza totale sarà 2 N a destra. È la differenza fra 12 N che tirano a destra e 10 N che trattengono a sinistra. Quindi questo è un esempio di forza totale costante da 2 N che spinge questo carrello verso destra. È questo esempio qua, sempre 2 N. Come si comporta il carrello? Questa è la domanda. Scriviamo la legge di Newton, forza totale uguale a MA, la forza totale costante vale 2 N. Ma se la forza totale è costante, sarà costante anche l'effetto che produce. Causa, effetto. L'effetto era l'accelerazione, quindi è costante anche l'accelerazione. Un'accelerazione costante vuol dire che il carrello aumenta la velocità ad un ritmo costante. Un carrello con accelerazione costante vuol dire che si muove di modo rettilineo uniformemente accelerato. La parola uniformemente vuol dire che l'accelerazione è costante. Quindi ricordiamo, perché ci sarà utile negli esercizi, che ogni volta che la forza totale è costante, anche l'accelerazione prodotta sull'oggetto sarà costante e quindi potremmo utilizzare le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato.